di mediterraneità e chiamo Patrizia Giuliani qui, una grande nutrizionista e una Grazie. psicoterapeuta, perché il cibo è terapia, diceva Ippocrate, fa che il cibo sia la tua terapia, è terapia dell'anima, è terapia del cuore, Carmen Iovine. Ecco, due dottoresse per un contorno scientifico, diciamo, al tuo testo. Vabbè, ma ovviamente non siamo in una Grazie, scusami. sezione scientifica, quindi un breve commento come loro sanno Salve. fare. Salve. Grazie Patrizia. Andato a fare le fotocopie, Ah, perché ci no, tenevo perché tantissimo. io capisco perfettamente quando lui dice non voglio parlare di dieta mediterranea, ma di cucina mediterranea. Però dire cucina mediterranea è qualcosa di restrittivo, perché quando diciamo dieta, mi cospargo il capo di cenere, perché i primi anni della mia carriera io ho pensato veramente che la nutrizione fosse 100D, 200D, no? No, non avevo capito nulla praticamente. Quando parliamo di dieta mediterranea non parliamo di regime restrittivo, parliamo proprio di uno stile di vita, di qualcosa, ecco, che io chiamo mediterraneità, che implica tutto quello che è il Mediterraneo, quindi tutta l'accoglienza che noi abbiamo avuto da cibi, da paesi, e lo abbiamo accolto e inserito e trasformato nel nostro territorio. Quindi mediterraneità è la capacità sostanziale di lavorare, trasformare, coltivare, rendere unico quel prodotto, ma renderlo unico anche rispetto alla memoria, alla storia. E questo trovo che Rosanna abbia fatto. Cioè uno prende il libro di Rosanna in mano e dice, ma di Rosanna in mano e dice, è un libro biografico? Sì, è un libro biografico. È un libro che parla dell'imprenditoria a Castellammare di una donna? Sì, anche questo. È un libro della memoria, sì, è un libro della memoria, è un libro di antropologia culturale, sì, è un libro di antropologia culturale, è un ricettario, sì, è un ricettario. Allora dice, ma Dio, ma che presuntuosa questa Rosanna viene, che ci ha voluto mettere tutto questo dentro. E poi lo leggi e c'è la semplicità che lei mette in terza o quarta pagina. Donna, raccontami una storia. E lei ti racconta questa storia che ti porta dentro e ti fa pensare alla tradizione culturale, gastronomica narrata, che noi abbiamo perso, no? Ma era quella che ricordava la dottoressa prima, di Isabella Allende, Eva Luna racconta, il focolare, no? Tutti i racconti che vanno intorno e che quindi ti portano dentro tutta l'emozionalità del cibo. D'altra parte il rapporto col cibo è la cosa, hai ragione, più intima, perché cosa quotidianamente 3-4 volte al giorno entra dentro di noi, diventa noi e ci trasmette tutta l'emozionalità che quel sapore riesce ad incorporare, oserei dire niente. E quindi il cibo degli dèi è veramente il cibo degli dèi, cioè va trattato con grande rispetto. E ritengo che tu sei stata bravissima, perché io innanzitutto ho letto, mi sono fatta una ricetta. Ah sì. Mi sono fatta una ricetta perché io amo moltissimo la pasta semplice, aglio Sì, e olio. E poi mi sono seduta dopo e mi sono letta il libro. E l'ho fatto apposta a continuare il libro dopo aver sentito quel sapore, perché quello mi ha permesso di entrare dentro il tuo libro, perché dentro il tuo libro bisogna entrare con l'emozionalità. E quindi dieta, ma intesa veramente come stile di vita, come cultura, come emozione, come spiritualità, come tutto. Ci sei riuscita e io ti faccio i complimenti. Allora, io conosco tra l'altro il suo ristorante, se non Sì. mi avessi sfida. Ah, perfetto, come lo conosco Vede il e mondo come presto, pesca, no? come lo, l'amico anche di mio Sì, figlio. spesso veniamo da Sì, lei, sì, sa sì, sì. perché Dammi del tuo. sì, veniamo da lei, veramente sì, sta bene, sì, sta bene. Allora, di tutto io sono qui, soprattutto come la presidente dell'associazione Giulemani, è un'associazione che difende in particolare le donne nella loro... anche i bambini, però in particolare le donne, quando una donna riesce a portare il meglio di sé, noi siamo contenti, non dobbiamo solo aiutare le donne quando sono in difficoltà, perché essere imprenditrice di se stessa oggi per una donna è davvero difficile, è complesso, quindi sostenere poi un'altra donna Bello, è importante, vedere l'altra donna come una risorsa. Questo è il nostro problema. Tra donne spesso abbiamo questo antagonismo continuo. Ultimamente sono stata invitata a degli incontri,
tra educazione politica e cosa, e ho detto proprio questo alle donne, alle giovani donne: dobbiamo smetterla di essere non più protagonisti di noi stessi, ma soprattutto di essere, io le chiamo le sponsorizzate, no? Le donne sponsorizzate dagli uomini, sponsorizzate dagli altri. La donna non ha bisogno di essere sponsorizzata da niente e da nessuno. Se riesce a prendere se stessa e portarla avanti, ho detto alle ragazze: ragazzi, troveremo qualche sponsor da qualche parte, ma prima o poi, per il resto, per l'altra metà della nostra vita, dobbiamo continuare a camminare con la testa abbassata, perché prima o poi si verrà a sapere che noi siamo state sponsorizzate. Tutto quello che magari di buono c'è tra le nostre cose le perderemo sicuramente. Quindi porta avanti questo concetto fortissimo. E quando vedo che una donna riesce a portare avanti questo, poi sul cibo, che dobbiamo dire? È il massimo che possa esserci, cioè il primario, perché è la parte ludica della donna, quella che la donna ha dovuto sempre nascondere. Basta guardare la cultura occidentale, no? Non si può ancheggiare, la donna non può eccedere nel cibo, è nascosta dietro i fornelli, la creatività femminile è sempre stata un po' messa da parte. E che dire poi insomma, questo sia associato poi all'area sessuale, perché poi il cervello, l'area ludica è insieme al cibo, insieme a tutto ciò che è materiale. E venendo qui mi veniva in mente, qualche anno fa ho conosciuto un grande oncologo, sono stata a un convegno di oncologi e ricordo la testimonianza di questa donna, Donatella Bargis. Ho fotografato una pagina del libro prima di venire, per farvi capire quanto è importante, no? Mettere quello che diceva la dottoressa, le emozioni insieme al cibo che andiamo ad ingerire. L'emozione, addirittura questa donna è autoguarita dal cancro. Sembra una cosa assurda. Lei ha fatto due percorsi che erano nutrirsi bene in modo adeguato, e in tutto questo allontanare da sé le catene, no? Queste catene catastrofiche che spesso facciamo sul nostro futuro. Allontanando questi due elementi fondamentali e dando emozioni a ogni cibo, quando noi ingeriamo un cibo è importante dire: questo entra nel mio corpo e dà vita ed energia. Quando noi abbiamo lavorato con le ragazze anoressiche, il problema principale era proprio questo: far capire che il cibo è energia, è vita. Quello che sta avvenendo soprattutto con i ragazzi e con l'introduzione nelle cucine del televisore, del telefonino, e fa togliere tutto questo valore fondamentale che è invece il cibo, è l'introduzione di energia, di benessere. Sta scomparendo tutto questo, ingeriamo senza sapere neanche, tutte le qualità organolettiche dei cibi sono completamente scomparsi. I ragazzi non sanno neanche più distinguere il dolce dal salato. Se noi chiediamo a un ragazzo di 14 anni qual è, se quel cibo è aspro, è amaro, no, hanno una difficoltà enorme. Queste sono qualità che un bambino impara alla scuola dell'infanzia. Cioè impara praticamente a capire qual è la differenza tra i gusti, anzi a livello intrauterino. Io ho la mia prima tesi che ho fatto sulla vita psichica nel feto e ho dovuto fare degli esperimenti. Abbiamo introdotto dello iodio nel ventre materno, del liquido amniotico, e vedevamo come il feto lo metteva dalla bocca, quindi aveva già una discriminazione dei sensi, sì, sensoriale. Poi quando invece mettevamo il glucosio, così la voce della mamma riconosceva, tutte queste qualità che noi abbiamo già insite dentro di noi a livello intrauterino, immaginiamo se poi dopo non riusciamo a renderle ancora più. Si dice che si dovrebbe mangiare con tutti e cinque i sensi. Con tutti e cinque i sensi. Imparare sì, sì, a sì, anzi, questo è fondamentale, perché la conoscenza dei nostri sensi ci aiuta di più poi a stare bene, a percepire il mondo e noi stessi. Un esperimento che a volte si fa con i bambini: prendiamo una scatolina, mettiamoci dentro un oggetto e immaginiamo che cosa potrebbe esserci dentro questa scatolina. Allora, che cosa fa il bambino? Una volta apre la scatola,
quindi utilizza esclusivamente la vista. Sarebbe bene invece vedere come ultimo senso quello della vista, quindi sentiamo l'odore, cosa ci potrebbe stare una scatolina, il rumore, tocchiamola ad occhi chiusi. Questo dovrebbe essere fatto addirittura su ogni cibo che noi andiamo a ingerire, prima di metterlo sulla lingua, quindi guardarlo con gli occhi, guardarlo con gli occhi. Anche se io penso, perché sono una grande gustatrice, cioè io prima di assaggiare un cibo ho cercato di mettere in altri cinque sensi e noto che addirittura sono capace di dire se quel cibo è in quantità giusta di sale o meno, perché utilizzo anche l'olfatto, chiaro? Allora, utilizzare i cinque sensi vuol dire star bene. Vi voglio leggere giusto un pezzo di questa testimonianza, di una storia vera di questa donna che è autoguarita dal cancro, che mi ha colpito particolarmente, per farvi capire come a volte non dobbiamo aspettare che ci arrivi una situazione così catastrofica per cambiare vita, partendo dal cibo. Allora, lei a un certo punto, traggo proprio un pezzo, un passo del suo libro, dice: perché no? Questa è la vita. Lei prima all'inizio parla che il cibo è stato il suo primo elemento, perché ha cambiato il modo di avvicinarsi al cibo, anche con un'ottima dieta. Il cancro non mi ha regalato l'immunità, né mi ha vaccinato contro le difficoltà del vivere. Mi ha insegnato però a chiedere e a non vergognarmi troppo a lungo del bisogno di sostegno e di conforto. Ogni volta ritrovo le persone che possono aiutarmi a superare una crisi. L'insieme delle parole, le frasi, i gesti o i discorsi rimangono con me a lungo e poco a poco si chiariscono. A quel punto mi accorgo che si tratta di qualcosa che già sapevo e che avevo dimenticato. Ricordo che chiedendo aiuto l'amore si rimette in circolazione. Possono occorrermi dei mesi, ma arrivato al punto in cui i nodi di ansia e di paura si sciolgono, posso voltarmi indietro e vedere come su una strada i passi che mi hanno portato all'incontro di quello bisogno. Certo, per curarmi ho dovuto essere sola e vivere per un periodo in un certo isolamento, ritrarmi dal mondo e dalle mie complicazioni. Avevo a mia disposizione un esercito di aiutanti, chi cucinava, chi studiava le terapie naturali, chi mi procurava i libri e conoscenze, chi dormiva ai miei piedi o faceva chilometri per procurarmi medicine e rimedi, e neanche con loro i rapporti erano sempre facili. Tuttavia ero sola dentro di me, una solitudine buona in cui sentivo finalmente che ero unica e ricca, che quel che ero era valore e che potevo separare i miei sentimenti da quelli degli altri per vedere meglio entrambi. È stato un periodo che ricordo come quasi idilliaco. Carmen, posso interromperti un attimo? Anche Rosanna ha un vissuto di malattia che non è un tumore, però lei è affetta da sclerosi multipla. Secondo te questa malattia è stato un freno per... No, assolutamente. Per esempio cucinare avendo anche questi dolori alle gambe? No, non mi frena proprio, anzi, lei se si ripresenta in qualsiasi momento io faccio ancora di più. Io la combatto facendo sempre di più, andando sempre più avanti, spostando i miei limiti. Se lei si presenta io vado ancora più avanti, faccio ancora di più, cerco di fare sempre di più. Mi impegno ancora di più a fare, la combatto non ad armi pari, perché io sono più forte di lei, quindi voglio pensare il futuro concatenato in senso negativo. Assolutamente. Se io penso che questo dito ferito li potrà portare via il dito e poi il braccio e poi tutto il resto, è una concatenazione. No, io ho detto anche prima, porto i tacchi, porterò sempre i tacchi, non li toglierò mai, perché sono la mia vita. Mio marito è alto 1,83 m e io sono 1,60 m, quindi li ho portati da quando lo conosco, non li leverò. Ovviamente in cucina sto con le pantofoline da cucina, però io adesso facciamo vedere un filmato. Certo. Posso dire una piccolissima cosa, riferendomi a quello che ha detto Rosanna prima su da dove parte la cucina mediterranea, anzi il case. È vero, anzi il case non ha scoperto la cucina mediterranea, ha guardato soltanto quello che era il territorio, però ha un grande merito.
di avere legato una tradizione, una cucina al mondo della medicina e della scienza. Cioè Ansel Keys fa uno studio sul Seven Country, che sono 7 paesi, e scopre che qui e solo qui nel sud Europa il rapporto con la patologia cardiovascolare è più basso, ed è legato praticamente alla civiltà dell'olivo, parliamo di grano. Quindi voglio dire, è vero che le leggende sono antiche, però siccome noi viviamo anche con quello che la medicina, cioè, ci può offrire, lui ha questo merito, ed io è grande. Io l'ho visto più sul lato emozionale. Sì, no, sicuramente, certo. Tu è una notazione, perché sì, perché ci sei. Essendo un medico, biologa, hai visto la parte scientifica io invece l'ho sentita come una sfida, cioè la parte sentimentale, la parte napoletana di me si è ribellata al fatto che questo dottor Keys avesse fatto scoprire questa dieta. No, noi ce l'abbiamo da sempre, certo, no, ma su questo c'è ragione. Perché è entrata in auge grazie solo a lui, invece la viviamo, certo, da migliaia di anni, l'emozionalità diversa. C'è questo. Tempo fa ho avuto la possibilità di conoscere un attore di una... chiesi a loro di farmi qualcosa per la presentazione del libro, perché mi sono resa conto, ecco un altro dei motivi per cui io l'ho fatto, ho fatto questo libro, perché c'è Amazon che ha fatto la guerra all'editoria, vuole gli ebook, vuole spingere questa parte elettronica dei libri, cosa che io non sopporto, perché io quando devo leggere un libro ho bisogno di avere i fogli che fanno rumore, ho bisogno di sentire il profumo della carta, ho bisogno di vedere che magari non ci vedo e devo mettere gli occhiali, però ho bisogno di vedere cosa ha scritto, come l'ha scritto. Io lo vedo sulla carta, non lo posso vedere in un computer o sul cellulare o su un lettore ebook, non mi sta bene. Quindi mi sono indignata e ho detto: noi dobbiamo lanciare l'editoria, dobbiamo fare qualcosa di diverso per far capire che comprare il libro ti dà un'altra emozione. E loro giustamente dicevano: noi vorremmo venire a fare una rappresentazione teatrale di qualcosa che sta nel vostro libro, solo che rimane bloccata alla presentazione che abbiamo fatto, quindi l'unica presentazione, non la possiamo ricreare e divulgare in un altro modo. Che ne dite se facciamo un filmato, se facciamo un docufilm, loro lo hanno chiamato, un docufilm del libro. E quindi insieme al Libero Ricercatore, che è un blog di Castellammare di Stabia che si occupa di tutto ciò che è Stabia, di tutto ciò che sono le notizie, di tutto ciò che sono le curiosità e l'antica Stabia, si sono messi insieme Libero Ricercatore e il Quarto Piano, questa compagnia teatrale, e hanno creato un docufilm simpaticissimo dove sono stati presi alcuni episodi del libro e dove dovrebbero camminare di pari passo il libro e il docufilm. Infatti io lo caricherò sul libro, perché l'ultimo QR code che è nel libro si collega a YouTube, si collegherà ogni mese con una ricetta nuova che io posterò su YouTube, e dove si troverà anche il docufilm di Libero Ricercatore, che, ai quali io ringrazierò sempre, perché hanno fatto un lavoro magistrale e sono stati bravissimi. Vediamo allora. Se lui ce lo fa, finisce col cibo. Commovente. Molto bello, sono stati molto bravi. Bene, ringraziamo i nostri media partner, prima di dare la voce ai nostri amici, che ringrazio tantissimo della vostra numerosità. Veramente un abbraccio fortissimo a ognuno di voi che è qui, me ne sono estremamente grata di aver reso questo momento così forte, intimo, così intimo e caldo. È stato bellissimo. Grazie. E allora ringraziamo i nostri media partner, l'Istituto D'Ossiano, si avvale di due tra i più importanti filmmaker, dirette web, fotografi, artisti, creativi della Penisola Sorrentina, Lina e Michele De Angelis. Grazie. Rosanna, ci sono i tuoi amici, certo, ci puoi presentare tu. Francesco Cervino e Giovanni, non ricordo il cognome, Uffu, che lavora per la RAI se non sbaglio, quindi sono venuti con... È passato tempo, però vorrei fare un'osservazione, sì, se possibile. Sì. Tempo fa seguì un corso di nutrizionismo endomolecolare. Sì. E questo corso spiegava come il cibo
guarisce e come il cibo ammala. Però era una, diciamo, una ricerca correlata da esami di laboratorio. Ah, quello che si basa sul gruppo sanguigno, forse? No, questo è proprio scientifico, questo è scientifico. Per esempio, in un reparto di medicina di Milano, dove io studiavo, si vedevano gli esami di laboratorio, per esempio, di un fegato, del fegato che era alterato, steatosico, e con una certa alimentazione basata principalmente sul pesce azzurro, per dirvi, in abbondanza, come gli esami del sangue, la transaminasi, la bilirubina e anche l'AMA, a volte, questi anticorpi anti-fegato, miglioravano. Quindi è scientifico. Il fatto che però lei afferma che è più il sentimento che le ritiene che cure, le voglio dire che qui è la fisica quantistica che parla e dice che tutto proviene dal campo quantico. Nel campo quantico ci sono le energie, però da lì si coagula la materia. Quindi a secondo del nostro pensiero, del nostro stato d'animo, il cibo agirà su di noi a livello organico. È molto bello. Sente che la mente adesso il corpo non sono più due stati. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Qualcun altro che vuole dirci qualcosa, noi prendiamo i dati per fare che li puoi prendere. Allora ragazzi, se nel frattempo volete portare i libri, no? Se qualcuno vuole prendere, se c'è qualche domanda, se no ci salutiamo, perché le emozioni sono state già abbastanza forti per tutte le cose che si sono dette. Allora Non ti preoccupare. Io voglio ringraziare tutti, non mi conoscevate, né io vi conoscevo, sono venuta qui spaventata a morte perché ho detto non mi fanno il contropelo. Ma con Carlo, Però invece sono stata accolta con affetto, simpatia, è stato bellissimo, perché la prima volta che ho presentato il libro l'ho fatto a casa mia e allora mi sentivo in casa, c'erano i miei amici. Ma è stato bellissimo avervi conosciuto, bellissimo relazionarmi con delle persone splendide. Grazie per essere venuti.